Buonasera a tutti, ciao Como Radio, e stasera c'è l'inaugurazione di Doppio Malto. Doppio Malto si trova a Casnate Convernate, Statale dei Giovi 25. Ma abbiamo qua con noi Giovanni Porco, che è l'amministratore delegato di Food Brand. Giovanni. Ciao a tutti, Food Brand è una società che è attiva nel campo della ristorazione commerciale, e ha la proprietà di un marchio importante come Doppio Malto. Doppio Malto anzitutto è una fabbrica di birra, è una fabbrica che è nata nel 2004, è una fabbrica di birra artigianale, produciamo più di 20 tipi di birra e diciamo che siamo anche bravi a farlo, perché abbiamo vinto più di 100 premi in giro per l'Italia e per il mondo. Dalla fabbrica al retail, ai brew restaurant, il passaggio è stato abbastanza breve, perché ci siamo seduti al tavolo e abbiamo detto come portare vicino ai nostri clienti la nostra birra. La risposta è questo bellissimo locale, è come questo appunto, ce ne sono già altri 9, ce ne saranno tanti altri, che avvicinano il cliente alla nostra birra artigianale. Questa volta abbiamo con noi il direttore marketing, Marco Bortolussi. Ho notato che nel locale c'è un sacco di giochi, il biliardo, ma come mai hai deciso di mettere tutti questi giochi appunto qui in questo locale? Ma la volontà è quella di comunque creare un locale che abbia un'esposizione per tutte le persone, insomma, perché la gente non deve venire qua solo a bere la birra, ma giustamente deve trovare il suo spazio, quella sorta di terzo tempo che appunto ci contraddistingue, e deve riuscire a passare una serata in maniera molto fluida, molto divertente. Allora, abbiamo detto quindi un ambiente insomma aperto a tutti, grandi, piccini, area giochi. Io volevo farti però una domanda un po' più tecnica, perché ho saputo di questa particolarità che è un po', forse solo voi in Italia come birrificio artigianale avete, che è quella del growler. Ci spieghi un po' che cos'è? Il growler è sostanzialmente una grossa bottiglia da 2 litri che dà la possibilità ai nostri clienti che vengono e si trovano bene, assaggiano le nostre birre e gli piacciono, di poterlo acquistare, di poterlo riempire con 2 litri della sua birra preferita, di quella alla spina, e di portarselo a casa, consumarlo comodamente, e una volta finito possono tornare a fare un refill. Oltre a proporre quindi delle ottime birre, insomma c'è anche la cucina, ecco. Sì, assolutamente. Questo è un brew restaurant in realtà, quindi insieme alle birre noi cerchiamo di offrire un'offerta food molto trasversale, che vada bene per tutti i clienti. In particolare noi facciamo tanta carne alla brace, cucinata con dei forni appositi a carboni vegetali, un hamburger di manzo fresco. E per i più piccoli abbiamo anche dei menù dedicati a un prezzo veramente particolare. I nostri piccoli master birrai hanno un menù a 3 euro solo per loro, possono sceglierlo in 3 versioni, e quindi anche quello è un voler venire incontro un po' a tutte le famiglie. Grazie Marco, veramente grazie. Ho sentito la parola mastro birraio, quindi mi sa che dopo parleremo con mastro birraio. Grazie ancora. Adesso abbiamo con noi il famoso fondatore mastro birraio Alessandro Campanini. La prima domanda che farò a mastro birraio è: perché Doppio Malto? Io gli ho dato questo nome al birrificio perché a distanza di 14 anni non ho ancora capito se ho fatto una fabbrica di birra che accoglie un ristorante o se ho fondato un ristorante che accoglie la fabbrica di birra. E avendo una doppia faccia l'ho chiamato Doppio Malto. E mi pare di capire che il tema del viaggio sia una tematica importante. Se ad esempio dico Stati Uniti, cosa gli viene in mente? Stati Uniti, dove è nata la mia passione per la birra. 25 anni fa, quando in Italia non esisteva il movimento della birra artigianale, e avendo imparato, essendo cresciuto a birra con la birra artigianale americana, ho deciso di formarmi e prendere il brevetto di mastro birraio negli Stati Uniti. Nel Nord America, in Canada, ho avuto la fortuna di lavorare con dei buoni maestri al Niagara Falls Brewing Company, a 1,5 km dalle cascate Niagara. Era un birrificio che aveva vinto 8 medaglie d'oro a campionati mondiali. Ultima domanda, 3 birre speciali. Quelle che sono più affezionato sono la Bitterland, perché è nata come settima birra, e ho scritto la ricetta della birra che piaceva a me. Dopo 6 birre fatte per i miei clienti, alla fine ho voluto fare una birra che piaceva a me. Ci ho impiegato 2 anni a scrivere questa ricetta, 2 anni di viaggi negli Stati Uniti, e ho selezionato in questi 2 anni di viaggio con mio figlio in America 5 piantagioni in 5 stati americani diversi.
non posso descriverli tutti e cinque. Quello più particolare lo coltivano gli Amish nella contea di Lancaster in Pennsylvania, a nord-ovest di Filadelfia. È un luppolo artigianale, biologico, perché loro non usano né carburanti né corrente elettrica. E mi affascinava questo luppolo molto aromatico, molto agrumato, dava molto agrume, pompelmo, arancio, mandarino, e è uno dei cinque luppoli con cui ho scritto la ricetta della Bitterland. Bene, vabbè, basta una allora, basta sì, una, direi che potremmo ascoltarlo per ore, ma insomma ci ha dato un'ottima spiegazione. Quindi grazie ancora, grazie Massa ancora. Birraio. Grazie a voi e auguro un 2018 tutta birra a tutti. Yeah! Salute. Grazie. Salute. Salute.